Montata, viene montata tutti e quattro pezzoni e collegata alle corde in modo da poterla poi successivamente tenerla in equilibrio. Tutto deve essere fatto in maniera molto precisa e all'ordine del comandante questa improvvisamente salirà. Ecco qua, la scala in questo momento si innalza verso il cielo milazzano, quasi terzo, però in realtà c'è il condone che ci sta facendo un po' di capellino, ma speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi, perché poi questa manifestazione è fortemente voluta dal corpo di Milazzano, si concluda veramente in maniera egregia. Il comandante controlla la perpendicolarità della scala, guarda che tutto sia in ordine e quanto questo lo sarà, visto anche il passaggio particolare dall'ordine al salitore. Ecco il salitore, lo incoraggiamo con un applauso. E questo è appunto il salitore del corpo. Ci raggiunge anche il presidente della circoscrizione di Milazzano, Filippi Carlo. Ecco il vigile fuoco che ci saluta, un'artista significativa, anche perché non è la prima parte della scala, ma è l'ultima che fa creare problemi. Allora io sono convinto, e lo ribadisco sempre, che chi non ha fatto perlomeno una volta una scala, sono visto da poco. Non dico il nome, ma qualcuno mi dice che una lista che sta facendo scale, del quale, ecco, si raggiunge la sessione di mosse con la presenza di tutti i corpi del comune, con numerose scale a corollario, e questa scala piramide non assolutamente non mancava. Vedete che è la bellissima riproposizione di quella precedente, che qui il salitore è stato veramente abile, però successivamente ci saranno anche altre figure, e infatti sta prendendo in questo momento il colore bianco, che si posizionerà a metà della scala stessa. Altri due vigili stanno salendo. Ecco qua il saluto alla popolazione di Milazzano. Chiaramente è una certa piano all'altro, agganciando appunto i superiori. Oggi ci sono le moderne autoscale, se vogliamo, ma anche nelle nostre case, che non hanno altezze enormi, se non nella città di Trento o zone importanti, si può tranquillamente arrivare con questo tipo di attrezzatura.
sono quasi pronti. Allora, nel momento in cui sono pronti anche gli ultimi due, che erano ai piedi della scala stessa, ecco, salutiamo il corpo di Aldino e di Miano, che è comandato dal suo comandante Rudy Cimadò. Ancora un attimo. Ecco, ulteriore passaggio della scala piramide. Allora, Rudy Cimadò, che è il comandante, da ulteriore passaggio e con la medesima perizia con cui era stata messa in piedi, successivamente viene smontata per poter poi uscire dal campo sportivo. Sembra facile mettere assieme queste esercitazioni, che nulla a che fare, se vogliamo dire, col fuoco, ma che permettono di avere sempre l'occhio vigile del comandante e dei responsabili sui propri uomini, in questo caso anche per quanto riguarda le donne. Donne che, come lo sapete, la nostra storia è una storia che parte da lontano, parte dal 78, quando il primiero ci fu il primo corpo femminile della nazione, dell'Italia. Come dicevo, erano nate nel 78, il corpo proprio totalmente femminile. Ecco, nel mentre la bombola sta veramente diventando incandescente, avete visto la manovra di avvicinamento con una prudenza forte. Chiamiamo il corpo di Lona Lazes. Lona Lazespi alla piazza. Un vigile del fuoco entrerà in scena, questo è il fuoco di Romagnano, e illustrerà il modo corretto di spegnimento, per cui voi potete vedere che in maniera molto semplice è stato messo il coperchio soffocando così. Sarebbe assolutamente sbagliato intervenire in questa maniera. Eccolo qua, si deve, ecco qua, avete sentito il calore? Questa è una cosa assolutamente da non fare. Praticamente si è dovuto versare l'intera la padella circa 300 ml di acqua, avete visto sostanzialmente la reazione, avete sentito il... Bene, si sente un po' di caldo, come si diceva precedentemente, questa vasca idrocarburi sarà spenta con tre diversi mezzi estinguenti. Ricordiamo anche che questo incendio è anche con il CPL, che è un gas con proprietà di infiammabilità elevata, l'avete visto prima anche per quanto riguarda le bombole. Sta qui, ci sono appunto la prima partenza è arrivata e ci sarà lo spegnimento della vasca idrocarburi con estintore a polvere. Si sente veramente un bel caldo, l'avvicinamento alla vasca idrocarburi con il fittore a polvere. Vicini alla vasca perché sono dedicati al sacrificio. Vorremmo farlo provare dai due presidenti, anzi dai tre presidenti di posizione che sono qui. Ecco il CO2, che è appunto un gas particolare che, a differenza della polvere, per esempio non lascia tracce, avete visto che praticamente poi si dissolve. Terzo tentativo, come si può far vedere, è lo spegnimento con acqua. L'avanzamento viene fatto veramente con una certa cautela.
sicurezza, ovviamente si tenta di raffreddare da parte della vasca, ovviamente è molto più difficile rispetto alle stagioni perché la temperatura è elevata, però con il frazionamento continuo probabilmente questo sarà spento. È un po' più diciamo qui, particolare perché bisogna continuamente cercare di tagliare dal gas al fuoco in modo che non ci siano problemi, ma con continuamente facendo in modo ci si riesce, e questo è stato appunto il terzo passaggio. Quindi la seconda squadra si avvicina, ricordo Perli, Faistana di Terlago, Gianordoli di Lasino e Bosetti di Calavino. In questo caso vedete la potenza, la virulenza del fuoco è data dal fatto che in questo caso il GPL sta uscendo in fase liquida, quindi un potere calorifico molto maggiore. Anche in questo caso